Alleluia. Conoscerete la verità. La verità vi farà liberi. La verità è questa: che il figliuolo di Dio, Gesù il Nazareno, morì sulla croce per compiere un sacrificio espiatorio, un sacrificio per la redenzione dei peccatori, che siamo tu e siamo, sono io, siamo noi i peccatori che hanno bisogno di salvezza. Forse tu ti senti a posto, io non so perché, ma è un inganno, tu non sei a posto. Senza Gesù tu non sei a posto. Ascoltami, senza Gesù tu non sei a posto. Tu stai andando all'inferno e devi sapere questa verità. Ti devi risvegliare dal sonno. Devi lasciare che la parola di Dio tocchi la tua coscienza. Non ti mettere quella maschera di indifferenza, quella maschera di indifferenza che sembra che tutto va bene. Sì, ma godiamoci la vita, divertiamoci, andiamo a bere, andiamo a ballare, e poi se muori vai all'inferno. Se muori vai all'inferno. Dio non vuole questo. Dio non vuole che muori nei tuoi peccati. Dio non vuole che ti perdi nei tuoi peccati. Dio non vuole che perdi la tua anima. Ecco perché predichiamo. Non mi importa cosa dicono le persone. Possono dirmi pazzo, possono dirmi quello che vogliono, può venire anche la polizia. Io continuerò a predicare Cristo. Perché alleluia. Cristo è la salvezza. Alleluia. Alleluia, alleluia. Questa vita terrena passerà. Questa vita terrena finirà. La nostra esistenza, cari di Pordenone, la nostra esistenza in questo mondo ha un inizio e avrà una fine. Ma la cosa importante è che nel cammino della vita tu ti converti, che prima di arrivare alla fine tu trovi la conversione, trovi la fede, se no sarà terribile la tua fine. Io ti devo avvertire, sono un predicatore del Vangelo. Non posso fare altro che predicare. Alleluia. Tu ti devi convertire prima che venga la fine, perché se non ti converti sarà terribile, perderai la tua anima. È così, cari di Pordenone. Ecco perché Dio ha mandato suo figlio, alleluia, per salvare i peccatori, per salvare le anime, per darci la speranza, la pace. Non chiudete il cuore davanti a questa verità. Leggete la Bibbia, leggete il Vangelo, cercate Cristo, cercate la sua conoscenza, la sua grazia. Non ti perdere, non ti far trascinare dalla corrente di questo mondo materialistico e peccaminoso. Alleluia. Cerca e troverai, alleluia. Cercate e troverete. Cercate e troverete. Chiedete, vi sarà dato, dice il Signore. Entrate per la porta stretta, camminate per la via stretta, poiché larga è la via che conduce alla morte, e molti sono quelli che camminano per essa. Ma dice Gesù Cristo, e non un uomo, dice Gesù Cristo, e non solo un predicatore, dice il Re dei Re, e non un uomo, ma dice il Signore, ma la via stretta, sono pochi quelli che la trovano, la via stretta che conduce al Regno dei Cieli. Tu quale via stai seguendo, caro di Pordenone? Fai un esame di coscienza, un attimo. Non farti trascinare dalla corrente, ma dove vai? Questa vita è solo un'illusione, i divertimenti, i piaceri del mondo. Le cose terrene sono solo un'illusione. Tu devi fare un esame di coscienza. Su quale via sto camminando? Sto seguendo la via giusta? O sto seguendo la via della perdizione? Cosa sto facendo con la mia vita? Chieditelo. Cosa sto facendo con la mia anima? Sto seguendo la via del Signore o sto seguendo la via del diavolo? Andrò in cielo o andrò all'inferno?
Tu devi fare un esame di coscienza. Alleluia, e devi invocare il nome del Signore, alleluia, Gesù Cristo, perché Lui è misericordioso.